La crisi ha investito ogni settore, non ultimo quello del commercio. Miss TV ha fatto il punto della situazione in Sardegna con il presidente regionale di Confesercenti, Marco Sulis. Il comparto del commercio lo sta vivendo malissimo, anzi in maniera drammatica. Gli ultimi dati del movimento delle imprese danno ulteriormente dei segnali negativi. Negli ultimi 4 anni il saldo negativo è di meno 4.000 aziende commerciali in Sardegna e oltre 100.000 in Italia. E questo è il chiaro effetto di quella che è la recessione in atto ormai dal 2008. Non ci sono più i presupposti per avere gli stessi consumi pre-crisi, di conseguenza il cliente generale, quindi tutti quanti noi, abbiamo smesso di consumare tranquillamente come facevamo prima, abbiamo iniziato questa sorta di neosobrietà dei consumi, quindi indirizzando e spendendo i nostri denari in maniera molto mirata, tralasciando tutto ciò che non ci è necessario. E questo porta chiaramente a un ridimensionamento della struttura commerciale che noi abbiamo in Italia e nell'isola. Il potere d'acquisto degli italiani, secondo le ultime stime, sembra destinato a diminuire ulteriormente. La soluzione, sottolinea Sulis, può essere ricercata e applicata attraverso due concetti: ridurre la pressione fiscale e attuare una valida continuità territoriale. Noi siamo un'isola. L'isola di per sé ha dei traffici ridotti e soprattutto condizionati a quelli che sono gli elementi di trasporto. Noi non abbiamo reti ferroviarie che ci congiungono al resto del mondo, non abbiamo autostrade che ci congiungono, abbiamo aerei e traghetti. E quello a cui stiamo assistendo ormai da un paio d'anni, il cosiddetto caro traghetti, cioè tutto quel grande cartello che tutti quanti hanno organizzato per far sì che la Sardegna venga penalizzata ulteriormente nel mondo dei trasporti, si sta adesso riverberando sul mondo del trasporto aereo, che stava andando benino, no? Con tutto l'impianto del low cost, avevamo preso ormai delle condizioni per muoverci più felici rispetto a prima. E se noi non risolviamo questi problemi, noi non andiamo da nessuna parte. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo appena 1.600.000 persone, quindi non possiamo girarci soldi tra di noi. È chiaro che abbiamo necessità di risorse esterne, di introiti da parte di altre persone, e questa è una delle prime cose che noi dobbiamo risolvere.